Salve ragazzi, come state? Io sono Brill. Come sapete, non sono un madrelingua italiano, come potete sentire dal mio accento così forte. E ragazzi, capita una cosa molto interessante quando parliamo un'altra lingua. Ci sono blocchi mentali per una parola o una espressione che vogliamo dire e non ci riusciamo perché quella parola non esiste nella lingua che stiamo parlando. Probabilmente un sacco di voi avete sentito questa sensazione quando state parlando l'inglese. Vi viene una parola che volete esprimere, ma sapete che in inglese quella parola non esiste. Quindi devi fare un giro di parole per esprimere quello che vuoi dire. Ecco, questa sensazione qua mi è successo così tante volte in italiano che finalmente mi sono seduto e ci ho pensato benissimo a delle parole dei neologismi di cui l'italiano ha bisogno. Adesso in questo video volevo condividere questi neologismi. Quindi ragazzi, il primo, probabilmente se mi segui sul mio canale di Bringlese l'hai sentito molte volte. Era ora di condividere quella parola anche su questo canale Briller. La parola è pausare. Lo so che in italiano avete mettere in pausa, ma non è più 1900. La tecnologia è avanzata così tanto e stiamo sempre pausando tutto quanto che abbiamo. Bisogna aggiornare questa parola, mettere in pausa, non più, adesso diremo pausare. E questo è così facile da coniugare. Ad esempio, domani pauserò il film. Aspetta, pausati un attimo, sto parlando. Se pausassimo più video sarebbe più facile. In tutti i tempi verbali è così facile coniugare questo verbo ed è anche utilissimo avere pausare nel lessico. Quindi per chiunque che conosce le persone importanti del dizionario, vi sto chiedendo di andarci e parlare con loro e dire: senti, abbiamo bisogno della parola pausare nella nostra bella lingua, grazie mille. Il secondo neologismo è una parola molto molto utile, di nuovo, di cui ce n'è bisogno quando stiamo parlando una persona così disposto ad aiutare, una persona disponibile. Io voglio descrivere una persona aiutevole, una persona che aiuta tanto. Non voglio descrivere una persona come utile, come se fosse uno strumento, un martello. Tu sei utile. Non è comodo descrivere una persona come utile. È molto più carino e bello descriverlo come aiutevole, una persona che aiuta tanto. Quindi pensateci, e se devi pausarti un attimo e pensarci per vedere se ti piace la parola aiutevole. Allora ragazzi, la terza parola è, ammetto, un po' più buffo delle prime due. La parola descrive quella cosa quando una cosa ti cade dalla mano. In italiano dite tipo: mi è caduto il telefono. Quasi biasimate il telefono, perché il telefono sta facendo l'azione. Io ho fatto cadere il telefono, non so quanto è giusto. Quindi ho preso far cadere e ho inventato fadere. Io ho faduto il mio telefono, ragazzi. Siamo sinceri, era colpa mia e io ho faduto il mio telefono. O quando sono stato sul Torre d'Eiffel, io ho faduto purtroppo la mia videocamera. O una mamma dice a suo bambino: non fadere il tuo giocattolo. Avete capito come funziona? Non stiamo più biasimando il nostro telefono se ci cade per la mano, perché adesso stiamo dicendo: io ho faduto il mio telefono. Di nuovo, facile da coniugare: fado, fadi, fade, fadiamo, fadete, eccetera. Avete capito? Fadono. Non lo so, drop in inglese mi sembra una parola di cui avete bisogno in italiano, quindi pensateci di nuovo. Fadere. Andiamo alla quarta parola. Allora, la quarta parola è un po' difficile da capire, però funziona così. In inglese e anche in altre lingue ci sono due definizioni per una coppia. Una coppia che sta insieme e non hanno intenzione di sposarsi ufficialmente, poi passano a ufficialmente stanno per sposarsi. Ovvero la definizione della coppia cambia dopo il maschio ha fatto la domanda: vuoi sposarmi? Ecco, dopo quella domanda è una definizione nuova della domanda. In inglese abbiamo rubato la parola francese, diciamo fiancé. Quindi prima di chiedere la domanda sei stata la mia girlfriend, e poi quando ti ho chiesto di sposarmi sei diventata la mia fiancé. In italiano, in entrambi i casi, sei semplicemente la mia fidanzata. Per questo motivo ho inventato la parola
presposa oppure presposo. Quindi prima di chiederti di sposarmi, io ti chiamerei la mia fidanzata. Ma adesso hai accettato la mia proposta di sposarmi e adesso sei la mia presposa. Sembra buffo di nuovo, ma se tanti usassero questa parola, sembrerebbe normale. Ciao, ma va bene se io e mia presposa veniamo da te per pranzo oggi? Sarebbe una cosa così, così comodo, così chiaro come definizione. Ed è anche tipo, yay, stiamo per sposarci. Adesso abbiamo una definizione nuova. Presposi. Avete capito? Andiamo all'ultima parola. Allora ragazzi, l'ultimo neologismo è un aggettivo di cui avete bisogno. Una cosa che puoi spremere, che non è duro. Ad esempio, questo non è spremoso. Non è spremoso. Però questo è spremoso, lo posso spremere. E non voglio dire morbido, voglio dire questa cosa è così spremoso. O tipo quella persona grassa è così spremosa. Avete capito? Una cosa che puoi spremere tanto è spremoso. In inglese diciamo squishy, una cosa che puoi squish. È squishy, avete capito? Quindi ragazzi, così sono 5 neologismi, 5 parole da ponderare e considerare se volete usare queste parole. Se non vi piacciono, lasciatemele, io le userò comunque e basta così. Quindi ragazzi, spero come sempre che vi sia piaciuto questo video, spero che vi siano piaciute le mie parole, neologismi. Possiamo finire questo video, ci vediamo alla prossima. Peace.